Mangiare locale, ancora di più durante l'emergenza coronavirus, per seguire una dieta sana e al contempo aiutare l'economia regionale. Un'opportunità che dovrebbe essere data a tutte le famiglie e anche a quelle messe maggiormente in difficoltà dal lockdown. Così Coldiretti Sardegna lancia un invito ai sindaci dell'isola ad acquistare prodotti dalle aziende agricole locali da destinare alle famiglie. Il progetto, che unisce solidarietà e promozione del consumo di prodotti del territorio, è stato illustrato con una lettera inviata al presidente dell'ANCI, Emiliano Deiana. In un momento così difficile, spiega il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, riteniamo che dobbiamo dare tutti il meglio di noi e cercare di trasformare in opportunità questa pesante crisi, attivando iniziative di economia circolare, come per esempio la spesa amica 100% sarda per le famiglie in difficoltà. Nonostante, data la peculiarità del settore, il mondo agricolo non si sia mai fermato, la crisi legata all'emergenza Covid-19 per il comparto si fa sempre più acuta. Tra i settori più penalizzati, l'agriturismo, il florovivaismo, la viticoltura, ma anche la carciofficoltura. Tutti i comparti che hanno visto la chiusura delle strutture e dei loro tradizionali canali commerciali, con conseguente spreco di cibo rimasto nei campi. In certi casi, oltre al danno economico, si aggiunge l'esborso per lo stoccaggio del prodotto e degli animali in azienda. Per questo, Coldiretti Sardegna invita i sindaci, che conoscono a fondo la realtà delle campagne dell'isola, ad acquistare prodotti direttamente dalle aziende agricole oggi più in difficoltà per donarlo alle fasce di cittadini più deboli. Per farlo, sostiene Battista Cualbu, sarebbe possibile impiegare i fondi comunali del decreto Cura Italia, che agli articoli 109 e 112 prevedono interventi anche di carattere economico e sociale, come l'acquisto di prodotti delle aziende agricole da destinare alle famiglie.